Sì. Allora, la conferenza dei capigruppo ha raggiunto un accordo. Io devo ringraziare i capigruppo perché hanno dimostrato sensibilità, senso anche di condivisione di un processo, di un progetto che riguarda chiaramente i nostri cittadini, in particolare i cittadini più bisognosi, no? Al di là poi di quelle che possono essere anche legittime posizioni personali, ma qui quello che mi pare sottolineare è che è emerso una volontà al di là delle posizioni politiche precostituite. Allora, l'accordo prevede questo: l'oggetto diventa mozione per la piena applicazione della legge numero 219 del 22 dicembre 2017, cosiddetto testamento biologico. Poi, le premesse. Aspettate che io prendo anche gli altri fogli che avevo, se li trovo. Sì, allora, nelle premesse manteniamo il riferimento alla Costituzione italiana, quindi il principio di autodeterminazione all'articolo 2, l'inviolabilità della persona umana all'articolo 13, il diritto alla salute all'articolo 32,2. Poi, nelle considerazioni manteniamo la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, sancisce che il consenso libero e informato del paziente all'atto medico è considerato come un diritto fondamentale del cittadino, eccetera. Poi, di qui in poi, non facciamo più riferimento alle premesse nella originaria stesura del consigliere all'Asia, si passa al considerato inoltre che, finalmente giunto ad approvazione definitiva il disegno di legge, norme in materia di, eccetera, tale legge fotografa la situazione esistente, eccetera, la legge citata indica l'articolo 4 le diverse possibilità date alle persone di redazione e deposito del comune di residenza per l'annotazione in apposito registro, virgola, ove istituito. La circolare del Ministero dell'Interno, Direzione Centrale per i Servizi Demografici, numero 1 del 2018, in data 8 febbraio, ha recato prime indicazioni operative relativamente all'applicazione della norma da parte dei comuni. Punto. A queste disposizioni il nostro comune ha dato adempimento tramite la delibera di giunta numero 21 del 20 febbraio 2018. Punto. Inoltre sono state emanate dal dirigente competente specifiche disposizioni organizzative in modo da assicurare il rispetto delle indicazioni ministeriali, in particolare per garantire tra le altre finalità la tutela della riservatezza, la gratuità del servizio, le informazioni necessarie in caso di trasferimento della residenza e le informazioni sulla legge. Considerato che la suddetta consegna e annotazione delle DAT presso il comune determina da un lato un accesso semplice e prossimo alla persona, eccetera, eccetera, tuttavia la piena applicazione a livello nazionale della legge è condizionata dall'operatività della banca dati nazionale istituita dall'articolo unico, 418, eccetera. L'operatività di tale banca dati è a sua volta condizionata dall'emanazione da parte del Ministro per la Salute entro 180 giorni, eccetera. Il decreto deve essere adottato a norma del citato 419 previa intesa, eccetera. Aggiungiamo, visto il comma 7 del precitato articolo 4 della legge numero 219/2017, impegna il sindaco e la giunta comunale a far pervenire ai competenti organi istituzionali, governo, conferenza Stato-Regioni, garante per la protezione dei dati personali, la presente mozione per accelerare quanto più possibile, senza rinvii di alcun tipo, l'iter di adozione del decreto ministeriale di attivazione della banca dati nazionale delle disposizioni anticipate di trattamento, a rappresentare le istanze ivi contenute in ogni ulteriore sede istituzionale e in particolare a promuovere in seno all'Assemblea dei Sindaci dell'AS Cuneo 2 una posizione comune di richiesta alla Regione affinché si consideri per la finalizzazione del fascicolo sanitario elettronico l'emanazione di una regolamentazione specifica, l'emanazione di una regolamentazione specifica per l'iscrizione delle DAT all'interno di questo, affinché si preveda in tempi brevi per il nostro comune la possibilità, tramite ad esempio l'informazione e il consenso dell'utente,
di trasmettere il dato dell'esistenza del deposito della DAT all'AS al momento in cui sarà disponibile il fascicolo sanitario elettronico. Questo è. Va bene? Mettiamo questo, tiriamo via tutto. Certo, questo è l'accordo che è stato preso. Quindi adesso operativamente votiamo questo testo e diamo per scontato. Per appreso e ottenuto il ritiro. Allora, io ritiro l'emendamento della maggioranza, il consigliere Allasi ritira l'emendamento che ha fatto alla sua mozione e concordiamo e votiamo il testo che è uscito dalla sala giunta. Volete votare l'emendamento e poi il finale? Cosa votiamo? Votiamo il testo così come è uscito? Diretta, va bene. Allora, poniamo in votazione. L'originale ce l'hai tu. Siamo sempre 16, va bene. Possiamo votare. Sì. Prenotazione fatta. Votazione finita. Dunque 15 favorevoli e un astenuto. Molto bene. Grazie ancora comunque della soluzione, della condivisione di questi passaggi. Passiamo. Prego. So che la votazione è già avvenuta, vorrei spiegare brevemente le ragioni della mia astensione. Io capisco le motivazioni che hanno portato alla stesura di questa mozione da parte del promotore. Credo anche però, e ne abbiamo discusso ampiamente questa sera, che c'è una legge a livello nazionale. Credo che ci siano dei tempi che sono fisiologici perché arrivino i decreti attuativi e perché questa legge possa compiutamente fare e percorrere il proprio cammino. Credo anche però che a volte ci si incaponisca su situazioni che in realtà avrebbero già trovato una soluzione legislativa a livello nazionale. Credo che non stiamo facendo come consiglieri comunali, abbiamo lavorato un'ora e mezza, se non di più, questa sera su un'unica mozione. Mozione che andrà a toccare le vite probabilmente di pochissimi cittadini. Noi non lo possiamo sapere, ma io credo che non avrà tutto questo successo. Probabilmente chi ci ha visto questa sera ci sta in streaming o tra il pubblico si starà chiedendo, ma il Consiglio Comunale con tutte le problematiche braidesi si sofferma un'ora e mezza su una problematica come questa? Ci si interrompe, capigruppo, per studiare un percorso comune e un documento unico da stilare? Io credo che le problematiche braidesi siano altre. Credo che le problematiche siano delle persone che non hanno lavoro, che lo stanno perdendo, ne abbiamo parlato questa sera. Credo che le problematiche siano legate alla sicurezza, alla percezione della sicurezza e a un generale senso di frustrazione da parte non soltanto dei braidesi ma degli italiani medi. Ecco, credo che non abbiamo fatto un buon servizio questa sera alla politica, opinione mia personale, perché semplicemente abbiamo lavorato, non voglio dire perdere tempo perché non è mai una perdita di tempo, lungi da me anche solo l'idea di pensarlo, ma non abbiamo veramente prodotto questa sera un qualcosa che possa tangibilmente essere approvato dai nostri concittadini che ci hanno votati
per sicuramente risolvere le loro problematiche. Questa non è una loro problematica, perché semplicemente non è una problematica che non può essere risolta, perché c'è già una legge che è stata varata e che quindi semplicemente doveva essere, come dire, ci deve essere un'attesa che sarà sicuramente colmata. Anche noi pochi mesi fa abbiamo fatto una mozione, il DASPO del sindaco, abbiamo aderito a un documento comune per cui aspettavamo i decreti attuativi che non sono ancora usciti. Questo non significa che noi questa sera dobbiamo riproporre o dobbiamo rivedere delle mozioni, stiamo semplicemente aspettando. Ci sono tempistiche tecniche che devono essere rispettate. Capisco anche in conferenza di capigruppo il vice segretario Fissore ha fatto questa richiesta, no? Dicendo questa cosa può arrivare alla conferenza Stato-Regioni, può velocizzare l'iter, per carità, ci sta, va bene. Credo però che le esigenze dei nostri concittadini siano altre, e il fatto che noi questa sera abbiamo impiegato un'ora e mezza, se non due, del nostro tempo solo ed esclusivamente per questa mozione, che ha la sua importanza e la sua validità, ci mancherebbe altro, ma che secondo me non sarà recepita dai nostri concittadini come un qualcosa di positivo. Probabilmente domani qualcuno ci chiederà avete impiegato tutto questo tempo per decidere un qualcosa che era già stato legiferato a livello nazionale. Ecco, non abbiamo fatto un grosso servizio. Non lamentiamoci poi se la gente è sempre più lontana dalla politica, se la gente non crede più nella politica e nei politici. Non voglio sminuire nessuno di noi, ci mancherebbe, prima di tutto me stesso. Certo che però se questo è il trend di marcia della risoluzione o del tentativo di risoluzione delle problematiche cittadine, siamo veramente molto lontani. Ecco la spiegazione della mia decisione di astenermi e di non votare il documento unico. Grazie. Allora, grazie. Ma devo dire, anche dalle reazioni che vedo in sala, se il suo intervento, consigliere, doveva essere ispirato alla necessità di non perdere ulteriore tempo, da quanti vedo che hanno chiesto la parola ha esattamente sortito l'effetto contrario. Quindi adesso io devo dare la parola al sindaco e poi al consigliere Allasi e poi magari anche a qualcun altro che si voglia aggiungere. Io poi non entro nel merito della questione, parlo da consigliere comunale, non da anche da presidente del consiglio, ma nel momento in cui la legge di uno Stato coinvolge il comune, in questo caso il comune di Bra, su provvedimenti, piaccia o non piaccia, siamo d'accordo o non siamo d'accordo, il comune di Bra deve prendere dei provvedimenti. Pertanto io non ritengo assolutamente che il tempo di questa sera sia stato sprecato. Ma insomma, il concetto, insomma, nella metacomunicazione il concetto era questo qui, comunque lasciamo perdere. Va bene, se ho recepito male ammetto la mia cattiva ricezione, ma va tutto bene. Però io ritengo che dire se i cittadini ci guardano su questioni che non li riguardano, queste sono questioni che riguardano i cittadini di Bra. Esattamente come riguardano i cittadini gli asfalti, le piste ciclabili, le buche, le lampadine, i cartelli stradali, su tutte le questioni che ci hanno fermato giustamente fino adesso nella questione delle interrogazioni passate e presenti. Questo è. Quindi questo lo dico anche per sottolineare l'impegno onesto e serio di questo Consiglio Comunale che io ho l'onore di presiedere. Grazie. Sindaco, a lei la parola. Soltanto per dire che quando una legge dello Stato entra in vigore e coinvolge le amministrazioni devono dare delle risposte, e credo che il nostro comune si sia mosso nel rispetto della norma in modo molto chiaro e molto preciso. Si tratta di una problematica delicatissima che investe la vita di molte persone, e non credo proprio
che sia una questione di così assolutamente marginale, è una questione di primaria importanza. Lo dico soprattutto perché in questo periodo ho frequentato molto ospedali e persone e malati terminali, e quindi proprio per questo credo che questa legge sia arrivata tardi, e molti anni che l'attendiamo. Quando mi si poneva il problema di fare dei registri come hanno fatto altri miei colleghi in assenza della legge, non avete trovato questo sindaco disponibile, perché io sono abituata in modo istituzionale a comportarmi sulla base della normativa vigente, e sulla base della normativa vigente, poiché questa normativa ha degli elementi di carenza, la sollecitazione che può arrivare da una mozione come la nostra ha questo valore, il valore politico, soprattutto se espresso a larga maggioranza, il valore politico del dire datevi una mossa per fare in modo che i documenti che sono stati depositati presso il comune di Bra possano essere utilizzati all'occorrenza dalle persone che lo gradiscano. 110.000, credo che però il problema della possibilità della scelta, del poter scegliere, del poter dare delle indicazioni sulla questione delle cure, soprattutto in un momento particolarmente delicato in cui molte volte a decidere non è il paziente ma qualcuno che vive con lui, aveva bisogno di una normativa che finalmente è entrata nel nostro ordinamento. Grazie signor sindaco. Mi pare ci fosse il consigliere Allasia. Grazie Presidente. Devo dire che sono molto rammaricato delle parole che ho sentito prima. Non è la prima volta che vengono dette in questi contesti. E sposo appieno le parole espresse dal sindaco, a parte la questione sul seguire esattamente le norme eccetera, perché insomma l'ANCI si era espressa a favore dell'istituzione di questi registri, ma qui andiamo ad esercitare un diritto politico dell'amministratore, no? Che decide, quindi possiamo non essere d'accordo e questo ci sta, ma questo è un dettaglio sul punto toccato anche dal sindaco, che la politica e l'amministrazione di una città non è solo occuparsi di una buca, perché, e io lo posso dire perché come consigliere di minoranza mi sono occupato di tutto, di tombini, di scuole, di rifiuti, di tutto, ma mi occupo anche delle questioni di principio, perché anche la politica a livello locale si fa con principi, con recepimenti di legge, dei principi enunciati dalla legge, e nella discussione di stasera, anche nella conferenza capigruppo, sono emerse delle cose di cui non tutti noi qui che abbiamo affrontato la discussione, io stesso nella proposta di mozione e i capigruppo di maggioranza che hanno proposto delle modifiche, erano consci. Il tema è talmente vasto e profondo che il solo parlarne ha il merito di sviscerare alcune problematiche e di porre in luce dei problemi di diritto che diventano per i nostri cittadini dei problemi pratici, perché ci sono cittadini che da anni che vogliono avere la possibilità di esprimere queste dichiarazioni, e nel momento in cui è entrata in vigore la legge
erano lì per venire in uffici, negli uffici dell'anagrafa, a presentare la loro dichiarazione. E se i nostri uffici, e se noi come parte politica, nell'esaminare l'applicazione pratica per il nostro ente, ed è qua che entriamo in scena noi come amministratori e quindi come membri del Consiglio Comunale, vediamo che ci sono delle problematiche, ma porca miseria, ma io credo che il cittadino, anche solo uno che è invischiato in questa problematica, se noi cerchiamo e diamo il nostro seppur piccolo contributo per risolvere un problema di questo tipo, perché questo problema non è come il problema della buca, riguarda molte meno persone che la buca, ma è un problema che ti riguarda una volta sola nella vita, una volta sola, non hai possibilità. Quindi l'enunciazione del diritto, il cercare di risolvere i problemi pratici che abbiamo visto sono molteplici nell'applicazione di questo diritto, a me sembra non solo che sia tra virgolette superfluo per quanto riguarda la mia attività di consigliere, ma a mio avviso fa parte di una di quelle attività di consigliere comunale che qualifica il mio operato. Così come quando si parla in ambito di diritti, nei momenti in cui abbiamo parlato di ambito di diritto, della disabilità o di altri temi del socio assistenziale. La disabilità non colpisce la maggior parte della popolazione braidesa, non è una cosa che riguarda la maggior parte della gente che incontreremo domani mattina. Ma porca miseria, l'aver trattato questo tema con tutte le divisioni politiche del caso all'interno del Consiglio è una delle poche cose che mi porto dietro alla fine di questa consigliatura. E questa, l'attività sulla DAT, è anche una di queste. Grazie al consigliere all'Asia. È velocissimo, perché poi si apriamo il dibattito su questo, abbiate pazienza. Però Presidente, le chiedo un minuto, mi può cronometrare. Io non voglio essere stato frainteso e basta rivedere le immagini per capire la VAR, come mi sta facendo segno il vice segretario Fissore, per capire che io non ho sminuito assolutamente il lavoro di questa sera. Io non ho detto che abbiamo, anzi, ho detto abbiamo lavorato. Rivedetevi pure le immagini. E non importa che questa cosa vada a toccare una persona, 100 persone, 1000 persone, ci mancherebbe altro. Noi questa sera, ha ragione lei Presidente, dovevamo affrontare questa situazione, perché comunque è stata posta, ci mancherebbe altro. Mi chiedo però, il senso della mia domanda era, chi ci guarda può veramente credere che questa cosa, già normata, con delle difficoltà e va bene, ma è stata normata a livello nazionale, esiste una legge a livello nazionale, doveva richiedere un'ora e mezza del nostro tempo? Con tutte le problematiche che ci sono in Bra e che forse toccano più da vicino la vita dei nostri concittadini. Non voglio dilungarmi, resto della mia opinione e rispetterò la vostra, ci mancherebbe altro. Però effettivamente abbiamo toccato, e ha ragione chi mi ha preceduto nel suo intervento, tematiche che erano di principio. Noi stessi abbiamo proposto una mozione dopo che una mozione di principio, ma le tematiche che abbiamo affrontato in passato spesso e volentieri non erano normate, o comunque erano normate in maniera talmente approssimativa che la vita stessa delle amministrazioni era una quotidiana difficoltà nei tentativi di risoluzione. Esiste una legge a livello nazionale? Benissimo. Esistono delle difficoltà? Ci mancherebbe. Ne abbiamo parlato questa sera più che abbondantemente. Però credo anche che il messaggio che passa poi ai nostri concittadini sia quello che con le problematiche che ci sono, e non sto parlando della buca, ci mancherebbe altro, che è un problema, ma ci sono tantissime altre
problematiche. Riferivo al lavoro, ma mi riferisco alla socioassistenza. Quanti problemi un'amministrazione deve affrontare tutti i giorni, quotidianamente, dando risposte non a una, a 10, ma a 100, 200, 300, 500 persone che magari si sentono defraudate per chissà quale motivazione che esiste puramente nelle loro menti. Quindi la linea di principio è sposabile. Questa sera abbiamo affrontato un argomento che doveva essere affrontato, una questione di principio che tocca tutti, perché prima o poi, ahimè, dovremo passare attraverso questa porta stretta, o potremo avere, e ha ragione il sindaco, parenti, amici, conoscenti che si troveranno nelle condizioni di dover usufruire di quello di cui noi abbiamo parlato questa sera. Credo però che nel 90% dei braidesi questa sera la discussione si sia protratta oltremodo, cercando di andare a mettere insieme delle parole, togliendo, mettendo, aggiungendo e creando un puzzle che alla fine però sostanzialmente nell'immaginario poi collettivo dei nostri concittadini non passerà con questa intensità, perché probabilmente le problematiche che toccano la loro vita tutti i giorni sono altre. Detto questo, mi scuso se forse anche un po' nella veemenza ho dato l'impressione di aver sminuito, sottovalutato il lavoro fatto questa sera. Credo che il Presidente probabilmente abbia frainteso quello che ho detto io nel mio precedente intervento, assolutamente. Punto. Mi taccio anch'io e andiamo avanti. Grazie. Consigliere Milazzo. Grazie, prego. Brevemente solo. Vorrei solo aggiungere questo, che secondo me il compito di chi ha un ruolo pubblico è anche quello, alcune volte, di far capire ai propri cittadini, ai propri interlocutori, a chi dirà che eventualmente abbiamo perso del tempo, queste problematiche invece sono importanti. Cioè, certo che ci vuole comunque, diciamo, impegno per far capire questo, ma non si può non farlo. Cioè, penso che chi ha un ruolo pubblico ha anche delle responsabilità nel far crescere culturalmente, e dove per culturalmente intendo dire anche nella propria formazione, no? Il singolo, proprio quello anche dei diritti. Quindi io direi, se domani mattina i cittadini non saranno contenti perché hanno visto in streaming la seduta, perderemo del tempo, tra virgolette, gli spiegheremo il perché. Dovremmo solo fare questo, spiegare il perché. Mi viene in mente sulla battuta che aveva fatto il consigliere Somaglia prima sopra, parlando del registro del donatore di organo. Quando io ho iniziato tantissimi anni fa con mio padre, quindi mio padre è morto nel 78, già parlavamo di queste tematiche che ancora non erano così accettate da tutti, specialmente nell'ambito anche ecclesiale, ricordo che occupavo il mio tempo a spiegare il perché. E questo è stato importante, perché adesso si è giunti a determinate situazioni. Quindi tutto il nostro operato può contribuire anche a modificare. Quindi io credo nell'impegno personale, per cui non so, domani mattina, se qualche cittadino si lamenterà, mandatelo da me. Grazie. Consigliere Somaglia. Ma sarò veramente breve. Io ritengo che nessuna è mai una perdita di tempo, e sicuramente il consigliere Marengo non ha bisogno di avvocati difensori, ma ritengo che la discussione che è stata fatta questa sera, di cui abbiamo sposato assolutamente il fine, cioè è quello di andare a dire agli organi preposti che ci consentono di attuare in maniera definitiva la norma, la legge 219 del 2017, viene raggiunto. L'opera di sensibilizzazione, diceva bene la consigliere Milazzo, certo deve essere fatta probabilmente in tutte le sedi, però forse non è questa proprio la sede principale in cui debbono essere sensibilizzate i pensieri di ognuno di noi.
Io sono un dirigente dell'associazione dell'Aido insieme a Massimo Borrelli e al sindaco, ma sensibilizziamo i nostri concittadini in altre sedi, anche questa va bene. Forse questo era un po' quello che voleva dire il consigliere Marengo. Le discussioni non sono mai sterili, portano sempre dei contributi. L'importante è che venga raggiunto il fine e probabilmente, me lo auguro, il fine di sensibilizzare chi deve darci le regole di attuazione di questa norma viene raggiunto se questo documento ha una certa rilevanza, una certa forza. Forse la discussione poteva essere più breve, forse potevano essere meno i preamboli, però voglio dire, a ognuno la sua sensibilità. Io sono uno che vado più all'obiettivo che alle tante considerazioni o ai tanti preamboli. E forse questo voleva dire il consigliere Marengo. Grazie al consigliere Somaglia. Consigliere Tripodi. Grazie Presidente, ma mi trovo costretto a intervenire su una questione, innanzitutto perché non sono riuscito a condividere il pensiero con il mio collega Panero, quindi è un intervento personale. Però in questa occasione abbiamo, secondo me, votato un qualcosa di importante, ma penso che lo ritenga importante anche il consigliere Marengo. Credo assolutamente, come ho già ribadito prima, che ci serve un po' più di semplicità, chiarezza. Abbiamo un argomento veramente importante, ma in questo caso, come già ribadito prima tra le mie argomentazioni e poi per la scelta del mio voto, che ho fatto nei termini stabiliti dal regolamento del Consiglio Comunale, cosa che in questo caso il Presidente non ha fatto seguire, perché ci c'erano tutti quanti i tempi per poter motivare la scelta di voto, dichiarare il voto. Terminato il voto, abbiamo ripreso l'ordine del giorno alla quale avevamo già votato, quindi abbiamo avuto tutto il tempo. Finisco il suo intervento, abbiamo avuto, poi io tutto, spiego. Abbiamo avuto tutto il tempo per discuterne, parlarne. Chiusa la votazione, abbiamo ripreso a parlarne, ma per noi non è assolutamente un problema, anzi noi siamo liberi, anzi diamo la libertà che ognuno esprima il proprio giudizio, perché è interesse di tutti che tutti possano dirla loro, ma se ci diamo delle regole, queste non siamo noi a doverle dettare, ma è il Presidente. Quindi ribadendo che in questo caso il Consiglio Comunale non abbia assolutamente perso tempo, ma semplicemente per una questione, noi siamo amministratori locali e indubbio il fatto che la legge abbia delle lacune importanti, delle lacune che sono dell'attuazione concreta di quello che deve essere la tenuta dei registri, i flussi informativi. Quindi è obbligo e dovere nostro da amministratori locali, ok, parlare di principi alti, ma veramente, oltre che nel momento in cui stiamo discutendo di principi tanto alti, secondo il nostro parere stiamo affrontando quello che è il quotidiano della vita di ogni persona. Quindi noi non stiamo facendo opera di sensibilizzazione qua dentro, non l'abbiamo fatta questa sera per il semplice fatto che si sensibilizza a raggiungere un determinato scopo. No, qua si sta chiedendo amministrazione non nazionale, ma un'amministrazione locale che deve far fronte alla necessità delle persone che vengono fisicamente da noi, che devono sapersi come comportare, e noi dover dare delle risposte, perché lo Stato emette
fa delle leggi, però poi alla fine i cittadini con chi hanno a che fare? Hanno a che fare con noi, hanno a che fare col nostro comune, e quindi è nostro obbligo intervenire e far sentire la voce dell'ente locale dicendo agli organi sovracomunali: dovete fare qualcosa, perché noi dobbiamo dare delle risposte ai nostri cittadini che richiedono quello che la legge impone. Quindi non opera di sensibilizzazione, ma secondo me stiamo svolgendo semplicemente il nostro ruolo da amministratori locali. Grazie. Grazie, così come sto svolgendo esattamente il mio ruolo anch'io, perché nel momento in cui un consigliere chiede la parola, io non posso impedire che un consigliere esprima perché sia astenuto, punto. Quindi cosa sarebbe capitato se il Presidente non avesse dato la parola al consigliere Marengo? Quindi per cortesia, ciascuno il suo, non tiratemi in ballo. Quando è il caso mi tirate in ballo perché vi fa piacere, quando non è il caso è colpa del Presidente. Per cortesia, sono le 11:10 anche per me, quindi perdonate questo sfogo, visto che la notte è ancora lunga. Ci sono ancora degli interventi? Non ci sono più interventi. Passiamo alla proposta numero 4, morosità delle utenze di energia elettrica, proposta di mozione presentata dai consiglieri Tripode, Panero, Somaglia, Elena, Marengo. Prego uno di questi di illustrare. Consigliere Panero. Grazie Presidente. Allora, questa mozione, come vedete, è poche righe, spero sia sintetica al giusto. Allora, morosità delle utenze di energia elettrica. Premesso che l'autorità di regolazione per l'energia, reti e ambiente, ARERA, con delibera numero 50 il 1 febbraio 2018, formalizzando la recente giurisprudenza del Consiglio di Stato, ha stabilito di distribuire tra tutte le utenze elettriche parte dell'ammanco degli oneri parafiscali delle aziende di distribuzione dell'energia elettrica provocata dal mancato pagamento di clienti morosi. La delibera che viene richiamata è qui, non sto a elencarvela perché parecchie pagine, se qualcuno è interessato a vederla, ma insunto qua viene molto insunto spiegato qual è il risultato finale di questa delibera. Faccio una premessa veloce perché ci tenevo a farla. Questa mozione prende spunto da una richiesta di inserimento all'ordine del giorno della Regione Piemonte fatta dal consigliere comunale Franco Graglia, che ringrazio per regionale Franco Graglia, che ringrazio per la collaborazione. Considerato che la parte degli oneri generali di sistema delle bollette inevase a partire dal 1 gennaio 2016, che andrà a carico dei consulenti finali e non più in carico alle imprese di vendita come precedentemente previsto, ammonterebbe a circa 200 milioni di euro su un totale di insoluto pari a 1 miliardo di euro. Rilevato che l'ammanco sarebbe determinato a causa delle difficoltà di recupero dei crediti da parte di diverse aziende venditrici di energia, particolarmente esposte al fenomeno dei mancati pagamenti. I gestori non sono stati in grado di riservare gli oneri ai fornitori, costretti di conseguenza ad accollarseli, dando così luogo a numerosi ricorsi amministrativi che hanno portato al pronunciamento del Consiglio di Stato, per cui l'obbligo al versamento degli oneri sistema è il cliente finale. Ritenuto che le compagnie di gestione dell'energia elettrica possono disporre di ogni strumento per ottenere il pagamento delle bollette da parte degli utenti morosi fino al distacco della fornitura, considerato che il provvedimento di ARERA, ingiusto e iniquo, danneggia e penalizza pesantemente i cittadini che adempiono ai propri impegni pagando regolarmente le utenze e di fatto incentiva ancora di più l'evasione senza risolvere il fenomeno della morosità, impegna il sindaco e l'amministrazione comunale a far sentire la propria voce nelle sedi opportune affinché siano individuate soluzioni alternative per contrastare il fenomeno senza scaricare sui cittadini le conseguenze negative, prevedendo a tal fine azioni di recupero contro le morosità colpevoli, la sburocratizzazione del processo di accesso al bonus energia e gas e la revisione generale degli oneri di sistema.
Allora, passiamo subito al punto che è quello dell'impegno e che prende in considerazione due argomenti principali. Uno è appunto il bonus energia e gas e l'altro la revisione degli oneri di sistema. Allora, partiamo da bonus energia. Cos'è il bonus energia? Luce, sconto, bolletta elettrica è uno strumento di sostegno ai redditi che garantisce alle famiglie che si trovano in condizioni di disagio economico o numerose un risparmio sulle spese dell'energia elettrica. Il bonus elettrico è previsto anche per i casi di disagi fisici, cioè per i casi in cui un grave malato costringa l'utilizzo di apparecchiature elettrodomestici indispensabili per il mantenimento in vita. Sono state apportate le modifiche a questo bonus energia. Nel 2018 ne ha diritto, si è alzata la soglia ISEE a 8.107 euro. Adesso non sto a citarvi, ma il cittadino per richiedere il bonus sociale dell'energia elettrica deve rivolgersi al comune o al CAF. Il comune di appartenenza che rilascerà al distributore elettrico il beneficiario al riconoscimento del bonus, cioè il comune che comunica e fa, diciamo, le verifiche. Allora, per quanto riguarda appunto questo bonus di energia, chiediamo che non siamo qua a indicare tecnicamente oggi stasera quali sono le azioni tecniche precise che vogliamo che vengano messe in atto, però chiediamo che sia semplificato e venga ripreso in mano il processo. Per quanto riguarda invece la seconda parte dell'impegno, dove si parla della revisione degli oneri di sistema. Allora, la voce spesa per ogni sistema è la terza tra le voci di spesa principali, dopo spesa per il mantenimento energia e spesa per il trasporto e la gestione del contatore, che siamo ormai abituati a trovare nella prima parte della bolletta per l'energia nelle versioni 2.0 utilizzata a partire dal 1 gennaio 2016. Poiché rappresenta una parte consistente del totale in bolletta, è naturale chiedersi cosa vuol dire oneri di sistema, cosa significa in concreto questa voce, quanto e come incide sul totale da pagare e che tipo di costi si riferisce e in definitiva dove vanno a finire i soldi pagati. Detto questo, vediamo quanto incide la spesa per oneri di sistema sul totale della bolletta per l'energia elettrica. Nel caso tipico dell'utenza domestica residenziale, in regime di maggior tutela, che consuma circa 450 kWh al bimestre e paga una bolletta intorno a 80-85 euro, la spesa per gli oneri di sistema ammonta a circa 17-18 euro più IVA e incide quindi per una percentuale di circa il 22%. Allora, gli oneri di sistema sono composti in percentuale in questo modo: al 77% incentivi alle fonti rinnovabili e assimilate, al 12,% l'agevolazione alle industrie manifatturiere, al 4,1% promozione dell'efficienza energia degli usi finali, al 2,7% gli oneri nucleari, all'1% la compensazione per le imprese elettriche minori e via via arrivando, diciamo, allo 0,6% oneri per il bonus elettrico. Il fatto che questa componente sia almeno in parte destinata al bilancio dello Stato potrebbe suggerire che si tratti in realtà di una tassa, e a pensarci bene si potrebbe sollevare lo stesso dubbio sulla vera natura dell'intera voce oneri di sistema. In effetti, le competenze della voce oneri di sistema non sembrano rispondere a costi direttamente legati alla produzione e al trasporto dell'energia che arriva nelle nostre case, ma da altri principi ed esigenze di valore più generali che attengono allo sviluppo e al benessere sociale, come dimostra in particolare il cosiddetto bonus elettrico destinato ai clienti domestici in stato di disagio fisico o economico,
a cui va appena lo 0,6%, neppure un centesimo per ogni euro. In sintesi, mentre la voce di spesa materia, energia e trasporto e gestione dei contatori si riferiscono a costi sostenuti necessariamente per consentire l'erogazione del servizio, questo genere di costi, che qualsiasi impresa commerciale comprende comunque imputabile al cliente finale e non vuole, se non vuole andare in perdita, la voce oneri sistema aggrega costi di natura diversa, più simili ad imposte vere e proprie, in quanto destinati ad attività che non sono collegate direttamente al servizio fornito al cliente, ma risolve piuttosto all'interesse generale della collettività, o almeno si spera. Allora, spero di essere stato chiaro anche per quanto riguarda il bonus, perché per fare in fretta ho tagliato alcune cose che mi ero appuntato e quindi non le ho elencate tutte, per non, vista già l'ora tarda. Il senso però che vogliamo che passi di questa mozione, chiediamo che sia condiviso, sta proprio nel fatto che questo procedimento dell'ARERA per noi è ingiusto e iniquo e danneggia e penalizza pesantemente i cittadini. Appunto, quando si parla delle compagnie di gestione dell'energia, basta fare una rapida ricerca su internet per vedere che ce ne sono parecchie, forse più di una trentina. E anche così velocemente basta guardare il bilancio di alcune di queste per capire che margine operativo lordo di 15,5 miliardi di euro e utile netto di 3,6 miliardi. Sono colossi. E il pensiero che vogliamo che non vogliamo che passi è che a doverci rimettere, come sempre, è l'utente finale, è il cittadino finale, che forse anche ignaro e purtroppo distratto da quello che è la vita frenetica, magari arriverà a pagare questa componente senza nemmeno saperlo, magari lamentandosi esclusivamente, come sempre, nel dire la bolletta elettrica è di nuovo aumentata e guardate quanto è diventata cara. Quindi questo era quello che ci premeva. E sì, è una mozione, direi, di principio, ma come sempre purtroppo quando si parla di principio poi il principio finale è il vil denaro, ma è proprio l'aspetto di non voler incentivare e far passare di nuovo il concetto all'italiana che la vincono sempre i furbetti, che chi non paga tanto prima o poi qualcuno pagherà per loro. Grazie. Grazie a lei. Apriamo quindi il dibattito. Chi vuole intervenire chiede la parola. Consigliere Milano, prego. Grazie Presidente. Non so in effetti se intervenire o no dopo quello che è stato detto nella penultima mozione, perché anche questa è una questione di principio. Non so, comunque. Io ho preso visione di questa mozione e ne sono stata anche fiera nel leggerne la brevità della presentazione rispetto a quanto invece è stato aggiunto dopo nella sua presentazione, travalicando anche quello che è il senso della mozione stessa, che era appunto riguardava gli oneri, e invece siamo passati addirittura alla correttezza del pagare un certo tipo di bolletta, cose condivisibili, comunque non fanno parte di questa, mi sembra, di quel, del modo con cui è stata presentata la mozione. Dicevo che non è stata così soddisfatta nel leggerla. Perché? Perché proprio arriviamo da 2 mesi di disinformazione. Per cui ho detto ben venga, questa è veramente scarna, precisa, sintetica e informa bene. Adesso, a parte qualche piccola imprecisione a cui poi farò riferimento. E mi sembrava che in questo documento sfumassero, anzi che andassero definitivamente bocciate tutte queste fake news che in periodo elettorale specialmente sono state alimentate. Ovviamente non da noi consiglieri, perché siamo persone serie, comunque dei tanti mi piace, like e condividi che tutti abbiamo visto. Per cui grazie per questo chiarimento. Mi sono detta però, in questa mozione finalmente è chiaro l'oggetto dell'ARERA, cioè di qualcosa, l'oggetto della delibera dell'ARERA, che l'autorità, non sto a ripetere che cos'è, ormai l'abbiamo capito tutti. La delibera infatti che cosa prevede? Come chiarito comunque giustamente dal consigliere Panero, prevede che
parte degli oneri generali, solamente parte, quelli che una volta prima erano considerati come A3, che quindi si riferivano alle energie alternative e a questi scopi, e non il totale degli insoluti, come invece girava voce, decurtatevi di 35 euro la bolletta che vi arriverà, perché, ecco, comunque parte debbono essere coperte dai clienti e non dai gestori, meglio non dalle imprese di vendita, perché in realtà i gestori, non riuscendo più, come è stato spiegato anche bene in questa parte, non riuscendo a recuperare gli insoluti, però dovevano versare ugualmente alle imprese di vendita, perché le imprese di vendita le avevano già anticipatamente versate. Allora, noi non, secondo me non dobbiamo entrare in merito a questo, perché è una legge che lo regola, è stato detto anche che il Consiglio di Stato si è espresso proprio su questo punto qua. E quindi sono un'azione di tipo politico, può essere fatto solo a livello comunque, ad altri livelli, non in Consiglio Comunale, se prendiamo di nuovo atto a quanto è stato detto prima. La cosa che mi ha rammaricato invece ieri, leggendo alcune testate di giornali locali, è vedere che le informazioni che sono giunte a questi giornali proprio sul fatto che questa sera sarebbe stata presentata questa mozione, nuovamente creassero della confusione generica, perché di nuovo, io le ho portate, ho fatto le fotocopie, chi vuole poi prenderne visione, perché di nuovamente è stato di nuovo ribadito il tutto, non ci urlare il manico per dire facciamo caos, così tanto, così la gente si lamenta, punto e basta. La gente ha già di che lamentarsi, perché comunque non sono giusti questi quarti di oneri che sono a loro imputati. Tant'è che già l'anno scorso, all'inizio del 2017, alcune associazioni dei consumatori, e di una di queste io con la mia famiglia faccio parte, proprio di altro consumo, avevano già richiesto al TAR Lombardia per ben 4 volte di esprimere un parere su questo tipo di delibera che ARERA aveva promulgato, che aveva messo sulle spalle dei cittadini, dei consumatori. Quindi già in tempi non sospetti io avevo delegato quindi non in tempi politici, come è stato invece gonfiato, che fossero presi dei provvedimenti. Allora, che cosa è successo? Che il TAR Lombardia per ben 4 volte ha bocciato questo ricorso, quindi anche il mio ricorso indirettamente, fino all'espressione, come è stato detto, del Consiglio di Stato, cioè al fatto che il Consiglio di Stato si è espresso in questo modo, devono essere pagati comunque dai cittadini. È stato formalizzato, diciamo, dal Consiglio di Stato. Vorrei però tranquillizzare molti. La prima è che la cifra a cui si fa riferimento fa molto effetto dire il 20%, 200 milioni su 1 miliardo di insoluti, va bene, fa molto effetto perché la cifra, siamo 60 milioni di abitanti, tra le seconde case che hanno degli oneri maggiori, effettivamente ha fatto effetto anche a me sentire queste cifre, io non li vedrò mai in tutta la mia vita tutti quei soldi, però il fatto poi in concreto che ha portato la RERA stessa a dare dei chiarimenti è che in realtà si tratta poi di, comunque il principio secondo me non è giusto ugualmente, però in realtà si tratta di 2 euro circa all'anno, non di più, poco meno di 2 euro, pari a 16 centesimi al mese, ok? È vero che chi non può permettersi di pagarli neanche 16 centesimi, ma poi comunque anche per chi può permettersi, se il principio non è corretto, giustamente bisogna prendere posizione. Allora, che cosa direi io di fare? Che non ha importanza che sia poco o molto quello che ci addebitano. Quello che non è giusto è che noi, per principio, i cittadini che sono solventi non devono pagare quelli che non sono solventi. Cioè non ha senso il principio. Allora, se possiamo fare qualcosa su questo, vediamo che cosa rispetto alla delibera. Perché l'utente non moroso paga già la sua quota di spettanza per le energie alternative, per quello che veniva classificato con A3 una volta, che adesso si chiama in un altro modo, è comunque da gennaio. Adesso non ricordo più la sigla, dovrei vederla qui nei documenti. Già la paghiamo. Noi con questa mozione non vogliamo mettere in discussione il fatto che si paghi o non si paghi. 16 centesimi per avere un aiuto all'energia alternativa per qualcuno può anche andare bene, personalmente. E allora quello che non trovo giusto è che invece venga caricato il resto.
Siamo d'accordo quindi su questa mozione, sull'impianto generale. Adesso non parlo più a livello personale, parlo a livello di maggioranza. Noi, la maggioranza è d'accordo sull'impianto generale. Prima ho espresso delle idee mie, per cui me ne prendo la responsabilità io personale. Invece, dal punto di vista della maggioranza, l'impianto della mozione è corretta, anche se ci sono queste piccole imprecisioni. Cioè, ad esempio, secondo me non ha senso andare a scrivere che ammonterebbe a circa, perché se non, i circa non significano niente, perché può significare poco e tanto, no? A 200 milioni, proprio per fare effetto, così. Poi, quindi, io lì già farei una piccola modifica, però questo possiamo vederlo. Poi, ritenuto che le compagnie di gestione dell'energia elettrica possono disporre di ogni strumento per ottenere il pagamento della bolletta, ma visto che possono disporre di ogni strumento, perché il nostro sindaco, che tra l'altro non è compito suo, perché prevedere azioni di recupero contro le morosità colpevoli non è compito del nostro sindaco, quindi nell'impegno al sindaco anche lì farei delle piccole modifiche, adesso vediamo, ma proprio piccolissime, solo per maggior precisazione. Non sono d'accordo quando si dice nel considerato che danneggia e penalizza pesantemente. Noi siamo più d'accordo col principio, perché 16 centesimi al mese non è pesantemente, e quindi non credo che sia pesantemente 16 centesimi al mese. Il problema, quindi, eliminerei qualche cosina, solo per renderla più corretta dal punto di vista della verità, della realtà dei fatti. Per cui non impegnerei assolutamente il sindaco a prevedere azioni di recupero, perché questo non è compito del sindaco, ma è compito dei gestori. No, a far sentire la propria voce nelle sedi opportune affinché siano individuate soluzioni alternative per contrastare il fenomeno senza scaricare sui cittadini le conseguenze negative, prevedendo a tal fine azioni di recupero contro le morosità colpevoli. Poi, e appunto, c'è una virgola, quindi prevedendo vuol dire che si riferisce a quello ancora. Poi, virgola, sburocratizzazione. Ci sono delle procedure per accedere al bonus energia, e sarà un minimo di burocratizzazione, cioè bisogna fare una richiesta, presentare un ISEE, e mi sembra la cosa più corretta. Tra l'altro, questo c'è anche, si può accedere al bonus anche come aziende, non solo come privati cittadini. Quindi io non trovo neanche corretta questa parte qua, dopodiché se si vuole lasciare va bene, ma non lo trovo corretto perché esiste già. Prego? C'è una virgola. Cioè, nell'impegno al sindaco, mi sembra che il sindaco possa essere impegnato a far sentire la propria voce nelle sedi opportune affinché siano individuate soluzioni alternative per contrastare il fenomeno di non scaricare, che brutto, di imputare ai cittadini adempienti le conseguenze negative dei cittadini inadempienti. Punto. Io lo metterei lì. Perché poi sulla burocratizzazione, e un minimo di burocrazia ci vuole per controllare anche i furbetti, perché guardate che non incide di poco il furbetto di chi cambia gestore, tant'è che l'ARERA adesso si è espressa nuovamente, cioè sempre nell'ambito di questo, e che cosa è venuto fuori? È venuto fuori che quelli furbetti del turismo energetico che vanno da un gestore all'altro, lasciando le bollette non pagate quindi dietro di loro, in questi casi il debito pregresso, grazie a un meccanismo chiamato CMOR, corrispettivo di morosità, passa nella bolletta del nuovo fornitore, quindi questi non fanno parte più di quel famoso miliardo, lì deve essere decurtato anche quello, che è tenuto a richiederlo per poi trasferire l'importo al vecchio fornitore a cui spetta. Quindi il nuovo fornitore è obbligato ad aggiungere in bolletta, se non paga verrà tagliata l'erogazione, aggiungere in bolletta questa parte qua. E quindi questa parte qui, secondo il vecchio criterio, era anche queste morosità dei furbetti del turismo energetico, veniva anche imputato in quella parte di bolletta a chi invece era onesto e pagava. Ma io sono d'accordo sul principio comunque, fosse anche un centesimo, se non deve essere pagato non deve essere pagato, perché devo pagare io qualcosa che gli altri non hanno. Per cui di per sé condivido quello che la mia maggioranza ha deciso, che nell'impianto generale appoggia questa mozione. Mi spiace che dovrà perdere forse un pochino di tempo di nuovo a levare qualche riga, ma ecco, a proposito, se il consigliere, lei vuole già adesso indicare le parti che vorrebbe emendare, allora così
il discorso completo. Non ero d'accordo su quel circa 200.000, ma lasciamo stare, può anche rimanerci, non importa. Anche se... Considerato che la parte, allora farei così, lascerei tutta la prima parte, poi considerato che la parte di onere generale del sistema delle bollette inevase a partire dal 1 gennaio 2016, leverei il che andrà a carico dei consumatori finali, non più in capo alle imprese di vendita come precedentemente previsto. Punto. Cioè, considerato che questo andrà in carico. Sì, e però bisogna levare un che anche, che c'è lì. Perché andrà in carico e diventa il verbo. Ammonterebbe a circa, perché solo queste cose con il circa, queste qui oltretutto erano cifre di prima, quando c'era anche la morosità dei di chi. Finisce con previsto, però bisogna levare un che per dare un senso alla frase. Poi lì andiamo pure bene. Il ritenuto l'ho solo utilizzato per spiegare il perché, no? Se, lasciamolo, va bene ritenuto, perché è una cosa, un dato di fatto. Ok? Poi leverei penalizza quel pesantemente, perché 16 centesimi secondo me non sono un pesantemente. Prego? No, in bolletta, sono 2 euro all'anno in bolletta. Questi sono i conti che ha fatto l'ARERA. Per utenza. Consigliere Isu, vado avanti a indicare quello che vuole togliere, quindi togliamo l'avverbio pesantemente. Io leverei pesantemente, perché suggerisce di toglierlo, ovviamente. Io suggerisco di toglierlo. Benissimo. Perché non è pesantemente, però l'accetto per una questione di principio, fosse anche un centesimo. Poi leverei quello. No, scusi, non ho capito. Suggerisci di togliere, però lo accetta. No, scusi. Accetto questa mozione. Ah, per sì, però di togliamo l'avverbio. Ok, certo. Va bene. Poi impegna il sindaco e l'amministrazione comunale a far sentire la propria voce nelle sedi opportune affinché siano individuate soluzioni alternative per contrastare il fenomeno di imputare ai cittadini adempienti le conseguenze negative di cittadini inadempienti. Punto. Sulla parte invece della sburocratizzazione, questo è compito degli uffici poi, ma c'è una regola, bisogna presentare l'ISEE e fare la domanda, non è niente di burocratizzato, non vedo niente di strano in questo. Perfetto, grazie. Prego. Così ci siamo portati avanti con i lavori. Mi pareva ci fosse, il consigliere Tripodi aveva chiesto la parola prima, ho visto bene o no? Non ho capito. Ah, allora consigliere Elena, prego. Sì, grazie Presidente, ma io volevo provare a dare anch'io un contributo, come ha già spiegato bene il consigliere Panero, e su questa mozione che abbiamo presentato. Spero di essere propositivo, mi sono informato un attimo. Allora, come è stato detto, questi oneri di sistema, quando noi riceviamo la bolletta c'è la famosa torta, no, che è divisa, e c'è questi oneri di sistema, è già stato detto, e sono delle imposte con cui si finanzia gli incentivi alle fonti rinnovabili, la ricerca nel settore elettrico e l'uscita del nucleare, che è avvenuta già da tempo, comunque continuiamo a pagare. E questo vale circa dal 15-20% della bolletta, che più o meno può valere da... sui 100 euro complessivi annui. Però questo è un circolo vizioso, perché questi oneri non finiscono nelle casse dei fornitori o dei venditori della luce, ma vengono girati ai distributori, che a loro volta li versano in una cassa unica, la GSE, che è il gestore dei servizi energetici. Il problema dove sta? Che questi distributori devono comunque pagare, e se non ricevono i soldi interrompono la fornitura dell'energia elettrica, e questo è successo e ha fatto anche fallire alcune società. Allora cosa ha fatto l'ARERA, che sarebbe l'autorità per l'energia elettrica, il gas e i rifiuti? Con una delibera 50 del 2018 ha stabilito che a pagare gli ammanchi dal 1 gennaio 2016 siano i clienti in regola che non coprono l'intera bolletta non pagata dai morosi, ma solo in parte, solo per la parte che riguarda proprio questi oneri di sistema, che non sono i 35 euro di questa fake news che girava, che non sono quelli. Io adesso non so se siano quei centesimi lì, non lo so. Qui, da dove mi sono informato io, parlava proprio di 200 milioni di euro.
Quindi solo un attimo per fare chiarezza. Quindi la mozione andava, adesso possiamo vedere con queste correzioni, queste modifiche, questi emendamenti, da incentivare il discorso che i cittadini che pagano le bollette in modo normale, cioè che non devono anche andare a pagare, anche se fossero per una questione di principio, giustamente come ha detto la consigliera Milazzo, cioè perché devo, io che pago, poi lì c'è sta tutto il sistema che con tanti gestori, magari ci sono i furbetti, che magari sto un po' con soldi, adesso faccio dei nomi ma non dovrei farli, però sorgegna, poi magari non pago, passo a Enel, poi non, e quindi succede che magari i furbetti ci sono purtroppo e quindi diventa difficile anche andare a stanarli. E niente, era solo questo contributo, soltanto da, cioè, se ho chiarito un attimo perché è avvenuta questa cosa di come si riversano questi ammanchi, che purtroppo, cioè, l'ARERA ha deciso che la distribuzione deve essere fatta, perché altrimenti si possono verificare dei casi in cui potrebbero andare ad incidere su delle società che distribuiscono l'energia elettrica. Grazie. Grazie al consigliere Elena. Allora, allo stato attuale ci sono gli emendamenti proposti da Milazzo. Io sono fermo qui. Prego, consigliere Allasia. Grazie, Presidente. Ma allora, innanzitutto un po' di chiarezza, perché dalle ultime cose che ho sentito, secondo me c'è un po' di confusione. E un po' forse il testo della mozione la riflette, questa confusione. Si parla di intervento iniquo da parte dell'autorità. Attenzione, che l'autorità è stata chiamata in giudizio dai distributori, perché l'autorità aveva previsto un meccanismo, mi pare a partire dal 2013, per cui per tutelare i versamenti degli oneri di sistema alla cassa centralizzata, non del CSE, non mi ricordo più come si chiama l'ente, ma non ha importanza, CSA è qualcosa del genere, ma non ha importanza, il concetto è lo stesso. I venditori dovevano cautelarsi con fideiussione nei confronti delle mancate riscossioni di questi oneri di sistema, in modo che anche in caso di morosità i venditori potessero pagare le quote degli oneri di sistemi ai distributori, questi a loro volta riversarli nella cassa centralizzata e via discorrendo. E questo l'autorità l'aveva fatto proprio a tutela degli utenti finali, per evitare che le quote non pagate da alcuni utenti venissero perequate, scusate il termine, verso tutte le utenze. Cosa è successo? Non so esattamente a quali ricorsi faceva riferimento la Milazzo nel 2017, perché la delibera è del 2018, la delibera ARERA, e la delibera ARERA è una delibera che è stata fatta per proteggere l'autorità da tre ricorsi al TAR vinti da aziende venditrici e da una sentenza del Consiglio di Stato. Ma l'autorità è stata chiamata in giudizio da società venditrici che non volevano più sborsare dei soldi al posto dei consumatori finali, e le sentenze sulla base del quale si è mossa poi si è costretta a muovere l'autorità sono proprio contro le delibere dell'autorità precedenti e a favore delle aziende venditrici che non volevano più erogare quei fondi. Questo solo per rimettere un attimino d'ordine, nel senso che non è che qui l'autorità è il cattivo, qui la giurisprudenza ha riconosciuto che la natura, sintetizzo e scusate l'ignoranza perché poi alla fine il tema è piuttosto complicato,
La giurisprudenza con queste sentenze ha riconosciuto che gli oneri di sistema non possono essere che coperti che dagli utenti finali. Questo è. A questo punto, per evitare situazioni di blocco come quella accennate prima, l'autorità è uscita con questa delibera in cui cerca di spalmare, per adesso parliamo di previsioni perché è tutto ancora da definire, forse si saprà entro la fine dell'anno, le quote di morosità verso tutte le utenze. Ora, detto questo, chiarito questo aspetto qua, io ripeto le domande che ho fatto in conferenza capigruppo e vorrei capire esattamente. Qualche consigliere che mi ha preceduto ha anche fatto le domande. Oltre a chiedere un'azione per agire nel senso del principio, cioè non è scritto esplicitamente, ma il senso è quello, il comune si rivolga al legislatore e gli dica: poni un rimedio a questa situazione, perché solo una nuova legislazione permetterà all'ARERA di... Per inciso, l'ARERA ha già fatto proposte in questo senso negli anni passati e ha fatto una proposta anche recentemente proprio per bypassare questo problema. Quindi al legislatore delle proposte tecniche sono anche già arrivate. Quindi io ad esempio farei riferimento anche a queste proposte, solo perché noi non ci addentriamo in un terreno per noi abbastanza minato. Però, a parte questo aspetto, no, di rivendicazione del principio, sono poste due problematiche. Una, sburocratizzazione, diciamo, dell'accesso ai bonus gas energia. La domanda è: quali sono le problematiche che intravedete nell'attuale applicazione e in che direzione? Non dico che dovete dare, non è che è una proposta di mozione, quindi un indirizzo politico, non è che dobbiamo definire quali sono eventualmente le soluzioni ai problemi che avete intravisto, però vorrei capire quali sono i problemi che avete intravisto e in quale direzione vorreste risolverli, perché io non posso votare una mozione dove manca il ragionamento di partenza e la conseguenza finale. Una domanda, voglio dire, esattamente quella che ho posto in conferenza capigruppo, e non è che voglio fare polemica, sto proprio cercando di capire che cosa volete farmi, per cosa mi chiedete il voto. L'altro aspetto è la revisione generale degli oneri di sistema. Non è chiaro anche qua nella proposta di mozione che cosa si voglia. Dalla presentazione mi è parso di capire, però vorrei conferma, una richiesta di spostamento degli oneri generali di sistema dalla bolletta alla fiscalità generale, cioè gli incentivi, il decommissioning del nucleare. Esiste ancora la quota relativa al decommissioning del nucleare perché il decommissioning non è terminato, è per quello che ci sono ancora le cifre in ballo e gli oneri di sistema ancora in ballo. Ma il punto è: che cosa si vuole esattamente? Cioè il sindaco che cosa dovrebbe chiedere? Eliminiamo gli oneri di sistema delle bollette o eliminiamo certi oneri di sistema, ma questi, se li togliamo da lì, devono andare per, almeno la prima cosa che mi viene in mente è la fiscalità generale, a meno che non ci siano altre idee in proposito. E quindi chiederei spiegazioni al riguardo, no? Per capire esattamente che cosa si vuole proporre. Quindi da una parte spiegazione su questi due punti della parte propositiva, dall'altra eviterei di usare toni nella mozione in cui si censura l'operato di ARERA, perché per quello che ho capito io ARERA in realtà ha operato fino ad oggi nell'interesse della tutela del cliente finale, si è dovuta muovere per 3 sentenze TAR e una del Consiglio di Stato, quindi insomma si è dovuta muovere per giurisprudenza, e quindi la stessa autorità ha proposto anche delle soluzioni al legislatore, e forse avrebbe senso capire quali sono queste proposte, eventualmente dire: beh, legislatore, prendi un po' in considerazione quelle proposte che cerchiamo di bypassare questo problema che si è creato.
Andiamo sulla questione di principio, il nocciolo. Si è detto, siamo d'accordo sul fatto che chi già paga regolarmente, no, non debba pagare anche per chi non paga. Che sia un centesimo di euro, due centesimi, giusto? E questa è l'enunciazione di principio. Si parlava prima di cose importanti per il cittadino del comune di Bra, no? O meglio, il cittadino di un ente locale. E stiamo parlando del valore di 1-2 euro, no? L'assessore Fogliato già sorride, quindi forse sa già dove voglio andare a parare. Ma viene naturale, no? Se il principio è, adesso mi spiego meglio, per i non telepatici come Fogliato, se il principio è sbagliato che qualcuno paghi per chi non paga, io vorrei solo dire a chi ha proposto, Ocio, che la struttura della Tari è così, ma non ballano per utenza 1 o 2 euro all'anno, balla circa il 10% dell'intero ammontare Tari nell'ultimo piano finanziario Tari, anzi un po' di più, ok? Perché l'aumento nel piano finanziario Tari, per il 2018, per il previsionale 2018, era di 510.000 euro, a fronte di, al netto del tributo provinciale, di 4.800.000 rotti del piano finanziario Tari. Allora, se siamo d'accordo su questo principio fissato da giurisprudenza, quindi fino a prova contraria da legge, allora dovremmo anche occuparci di una cosa ben più importante, pesante per i nostri concittadini, che ci riguarda in modo molto più pesante, molto più rilevante, che è la questione dell'addebito in Tari delle morosità di chi non paga le tariffe Tari. E cioè, ci stiamo occupando magari di una pagliuzza su cui magari abbiamo poche capacità di intervento e poi ci sfugge questa trave qua. Ora, anche qua, il piano finanziario Tari però è definito, cioè la copertura delle spese è definita per legge, non è che il comune può esimersi, ovvero non può coprire con, mi corregga se sbaglio assessore, non può coprire con la sua fiscalità. C'è soltanto una precisazione, della Tari si parla dopo. No, lo so, no, ma No, non vorrei che l'inciso fosse più lungo della questione in gioco. No, è proprio sul tema. È proprio sullo stesso concetto. No, ma non è l'argomento non è Tari. L'argomento è che stiamo ragionando su un principio, stiamo dicendo, siamo d'accordo sul principio che funziona così per la bolletta, ma funziona così per una cosa molto importante per le spese dei nostri cittadini, ed è funziona così esattamente come per delibera dell'ARERA, per legge, per previsione di giurisprudenza, quindi per legge. Allora, a questo punto mi chiedo, consideriamo anche questa cosa, cioè facciamo una richiesta al legislatore di modificare anche questa cosa qui, perché rientra pienamente nel tema del principio, e vorrei capire da questo punto di vista il parere dei proponenti insieme alle questioni che ho posto prima. Le ripeto, chiarimenti per capire esattamente che cosa si intende, per che cosa si vuole dire, quali sono i problemi riscontrati per quanto riguarda la semplificazione bonus energia e gas, dall'altra parte che cosa si voglia intendere, dove si voglia andare nella richiesta di revisione degli oneri di sistema delle bollette energetiche, e una precisazione secondo me doverosa nell'impegno sul fatto che c'è già un'azione dell'autority e che forse dal punto di vista del legislatore andrebbero considerate alcune soluzioni che l'autority ha già posto in campo negli anni scorsi. Grazie. Grazie a lei, consigliere. Prima di dare la parola al consigliere Marengo, io, alla luce di quanto sta emergendo e dei rilievi che sono stati fatti anche da ultimo da parte del consigliere Allasia, io chiedo, poi se non si può o non si vuole ovviamente si va avanti, e dando fin da adesso la disponibilità ad affrontare questa materia in una prossima conferenza di capigruppo, chiedo, visto anche che
Sono le 11:23:30 e abbiamo ancora dopo due mozioni. Se non è possibile, chiedo ai proponenti ritirare questa mozione e parlarne poi nella sede opportuna dove abbiamo tutto il tempo necessario, perché non vorrei fare il profeta di sventura, ma se dobbiamo cercare una soluzione per un accordo condiviso su questa mozione non bastano 5 minuti in sala giunta. Questo io lo dico così a titolo di informazione, anche perché in qualche modo coordino i lavori del Consiglio, quindi gradirei per il benessere psicofisico di tutti che non arrivassimo a casa alle 3 del mattino, perché ci stiamo allontanando veramente verso quest'ora. Poi tutto è possibile, ci mancherebbe, però io chiedo un atto di disponibilità da parte dei proponenti con l'impegno di vederla e sviscerarla nelle sedi opportune, mettendoci il tempo necessario, che non è sicuramente il tempo di una convocazione del Consiglio Comunale, a meno che dobbiamo fare una sospensione e poi, ripeto, con le conseguenze cronologiche che tutti possiamo immaginare. Quindi io chiedo ai proponenti questa possibilità, tenendo conto che grandi scadenze non ci sono, almeno così pare di aver capito. Consigliere Marengo, prego. Grazie Presidente. Poi magari le chiederemo solo due minuti, ma due di sospensione, così magari ne parliamo un attimo fra noi, ma due, non cinque. No, solo per fare un attimo di chiarezza, perché ho sentito cose di buon senso questa sera. Come? Fare un po' di chiarezza, facciamo luce. Il discorso è che in effetti il TAR della Lombardia, se non ricordo male, ha dovuto, come veniva già ricordato da chi mi ha preceduto, affrontare questioni che sono state poste alla sua attenzione da parte di alcune società gestori che gestiscono. Perché c'è, secondo me, il busillis sta alla base del tutto. Partiamo dall'inizio. Perché si parla di 200 milioni di euro? Perché in realtà la morosità in Italia vale 1 miliardo, sostanzialmente. Questo è quanto ARERA stessa dice. 1 miliardo. No, la morosità, esclusivamente la morosità. Dove si va a tentare il recupero? Come diceva prima il collega Elena, sugli oneri di sistema, cioè su quella voce che comprende un po' tutto e che incide per il 15-20% sulla bolletta. Su ciascuna bolletta questa voce incide per questa percentuale. Quindi la proporzione è stata presto fatta. Se il debito è di 1 miliardo, il tentativo di recupero vale tra i 150 e i 200 milioni. Questo è sostanzialmente quanto emerge da questa. Ok, si sente? Sì, ok. Questa è sostanzialmente la spiegazione della cifra che è venuta fuori. E quindi in realtà vale molto più dei pochi centesimi mensili, perché un calcolo prudenziale stima un aumento nella bolletta annuale di circa 100 euro per tutti coloro che dovrebbero andare a coprire la morosità degli altri. Ma il problema sta alla base. Perché le aziende che gestiscono l'energia fanno ricorso al TAR? Perché ovviamente non incassano. Non incassando, però spesso e volentieri devono solo dire grazie a se stesse. Dov'è la problematica? La problematica è che spesso per strappare clienti, l'una all'altra, offrono condizioni che sono estremamente vantaggiose, ma non vanno a verificare che il nuovo cliente sia in regola con le bollette precedenti.
Basterebbe a questo punto, veramente, questo occorrerebbe che fosse il legislatore a farlo, che per il passaggio da una società all'altra si potesse dimostrare di essere in regola con i pagamenti. Detto questo, il problema si risolverebbe a monte, perché i morosi non avrebbero possibilità di fare i furbetti, di giocare la possibilità di passare da una compagnia all'altra. Questo sostanzialmente era solo per spiegare quello che è stato detto, ma in maniera esaustiva da chi mi ha preceduto. Detto questo, Presidente, le chiederei solo 2 minuti per poterci consultare un attimo sulla base della sua richiesta.